Allora, Sindaco Ottavio De Martinis, sicuramente sarebbe bello che dopo questa impresa se ne portassero avanti altre, ma io ritengo comunque che la CETES Volley Montesilvano, oltre a questa impresa di carattere prettamente sportivo, ne hanno portata avanti un'altra, anche questa molto importante, che è quella di coinvolgere la città, di regalare ai nostri ragazzi delle belle emozioni. Ho conosciuto tanti sindaci che hanno parlato bene delle squadre di varie attività sportive, diciamo così, cavalcando l'onda. Invece tu sei veramente un tifoso, cioè a te piace proprio lo sport. E in questo caso, visto che tifiamo per la pallavolo, diciamo pure che l'obiettivo da raggiungere, come dicevi poco fa, è quello di arrivare il più in alto possibile. D'altra parte Montesilvano fa rima con lontano. Allora sì, intanto io sono un grandissimo appassionato di sport, ho praticato sport, sono stato calciatore, sono stato allenatore di calcio e quindi conosco quello che ruota attorno al mondo dello sport, sacrificio, passione, gruppo, coinvolgimento, amalgama, quindi tutti questi elementi, senza questi elementi non si va lontano, come dicevi utilizzando un termine che hai utilizzato tu poco fa, e lontano ci si arriva appunto col sacrificio, con la passione, e la CETES Volley ha dimostrato di avere tanta passione e come, da tifoso, oltre che da amministratore, ce la metterò tutta e ce la metteremo tutta affinché si possano raggiungere i traguardi e andare lontano da tutti i punti di vista. Alessandro Pompei, assessore allo sport, Montesilvano è una città di sport soprattutto, ci mancava la ciliegina, è arrivata con la pallavolo, una bellissima soddisfazione, peccato per la maschile, ci riproverà. Verissimo, verissimo, Montesilvano è una città a tutti gli effetti sportiva, non ci piace da questo punto di vista perché non siamo ancorati magari come molte altre realtà solo esclusivamente al calcio, ma anzi questa amministrazione sta cercando di promuovere e spingere verso l'alto tante altre realtà, che come ad esempio soprattutto la pallavolo, che quest'anno ha raggiunto risultati importantissimi, e noi abbiamo cercato di dare loro tutto il supporto burocratico, amministrativo, per quello che riguarda gli impianti, per quello che riguarda anche partnership per sponsorizzazioni, per cercare di puntare più in alto, per cui fortunatamente i risultati sono iniziati ad arrivare. Detto bene, peccato per la maschile, ci riproveranno il prossimo anno sicuramente, però è già stato un ottimo risultato quello raggiunto dalla squadra femminile, perché la B2 inizia a essere già una categoria nazionale di una certa rilevanza. Poi la pallavolo a Montesilvano ha una tradizione importante, per cui noi abbiamo... I tempi della Serie A2. Esattamente, abbiamo col sindaco abbiamo deciso di puntare forte su questo sport, su questa realtà che è la CETES Volley, e certamente continueremo negli anni perché con ambizione vogliamo arrivare lontano.